Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi è giorno di BookTag, quindi vi propongo il The Christmas Song BookTag. Cominciamo! Domanda 1. All I want for Christmas is you. Qual è il libro che desideri di più trovare sotto l'albero di Natale? Allora, ho già parlato dei libri che mi piacerebbe trovare sotto l'albero di Natale ed è il primo video dei libri dell'Avvento, ovvero la mia lettera a Babbo Natale. Quindi in questo caso me ne nomino uno tra quelli che avevo scelto ed è La casa degli spiriti di Isabella Allende, che voi tutti mi avete straconsigliato dopo la mia lettura di Oltre l'inverno, mi pare si chiamasse, comunque di un altro libro di Isabella Allende che ho letto quest'anno, e sulla scia di quel titolo anche voi mi avete consigliato tanti libri di questa autrice, e sicuramente La casa degli spiriti è quello che mi avete consigliato di più. Domanda 2. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Nomina un personaggio che supera molti ostacoli e che impara a credere in se stesso. Per rispondere a questa domanda vi nomino Tom, il protagonista di Come fermare il tempo. Difatti il protagonista di questa vicenda vive una situazione di grande tristezza, o meglio direi di grande sconforto, a causa di una malattia, diciamo, che lui ha, ovvero quella di invecchiare molto molto più lentamente rispetto alle persone normali. Questo è visto dal suo punto di vista come un enorme peso, non come una benedizione, anzi tutt'altro, e appunto il libro inizia in un momento in cui si sente molto depresso e si chiede costantemente perché lui dovesse essere destinato a questa vita così dura e infernale, soprattutto a causa chiaramente di un amore perduto. Il protagonista di questa vicenda poi però evolve, cresce durante la storia che ci viene narrata, acquisisce una nuova consapevolezza di ciò che lo caratterizza e soprattutto riesce a rivalutare il tempo, a vedere anche i suoi lati positivi e quindi a fare tutto un ragionamento che ovviamente lo porterà a ritrovare un po' di pace in questa vita che sembrava inutile. E alla fine del libro troviamo un personaggio diverso da quello che c'era all'inizio, come poi accade a tutti noi durante l'arco della nostra vita. Domanda 3. Santa Claus is coming to town. Quale personaggio pensi che sia in cima alla lista dei personaggi malvagi e in cima alla lista dei personaggi gentili? Per rispondere a questa domanda mi rifaccio alla saga di Harry Potter. Direi che il personaggio più malvagio è sicuramente Voldemort. Voldemort è uno dei cattivi meglio descritti all'interno della letteratura, secondo me, perché è un personaggio che incarna tanti aspetti negativi, ma soprattutto ha proprio una mentalità che esalta e che appoggia tutto ciò che c'è di più sbagliato. È un personaggio che non ha veri amici, un personaggio che pensa solo a se stesso e che non ha rimorso nel ferire o nel uccidere gli altri per un tornaconto personale, quindi direi che probabilmente è veramente il cattivo dei cattivi. Mentre per quanto riguarda un personaggio gentile, rimango nella saga e nomino Hermione, perché Hermione, nonostante le difficoltà e nonostante le varie avventure che deve affrontare insieme ai suoi amici, non perde mai di vista i suoi valori, come la difesa del più debole, come il non ingannare, come il non approfittarsi, come il non rubare. Lo vediamo veramente di continuo, il fatto che lei non riesca, nonostante ci siano situazioni di emergenza in cui a volte sarebbe anche perdonabile comportarsi male, ecco, lei non ce la fa proprio, e questo è sicuramente da apprezzare, perché è una caratteristica che lei ha dall'inizio alla fine e che ovviamente ci insegna tanto anche a noi, che alla fine siamo esseri umani e possiamo imparare effettivamente da lei. Prossima domanda. Frosty the Snowman. Quale libro ti fa sciogliere il cuore? Per questa domanda vi rispondo con un libro che mi ha veramente sciolto il cuore, ed è Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine di Tommy di Bari. In questo libro viene raccontata un'adozione. Io l'ho letto veramente agli esordi di questo lunghissimo percorso, quindi proprio ero addirittura stavo facendo le analisi, nemmeno ero in l'ho finito quando ero in sala d'attesa e dovevo farmi segnare dal dottore le analisi del sangue che mio marito dovevamo fare per presentare la domanda in tribunale, quindi proprio eravamo all'inizio, ed è stata una lettura che mi ha ispirata tantissimo, mi ha fatta commuovere, e ho anche avuto modo di ringraziare Tommy di Bari per
averci regalato un libro così bello e quindi di scambiare due parole con lui. E niente, è un libro toccante, è un libro scritto bene, che l'autore insomma ha saputo curare proprio perché c'è un pezzo del suo cuore, e quindi questo libro mi fa sciogliere. Feliz Navidad, scegli un libro ambientato in un paese diverso dal tuo. Colgo l'occasione di questa domanda per nominarvi un libro che ho amato alla follia e del quale forse non vi parlo abbastanza spesso, e cioè La luce sugli oceani di M.L. Stedman, o Stedman, non so. Comunque, questo libro parla di argomenti molto particolari, ovvero quello, principalmente diciamo quello di crescere un bambino che non è il tuo, o in questo caso una bambina che non è la tua, nel senso che non è nata da te. Comunque, non parla di adozione, vi garantisco, è un argomento molto spinoso, ed è ambientato in Australia. It's the most wonderful time of the year. Quale libro a tema per le vacanze usi per diffondere la gioia del Natale? Nessun libro, nessuna storia natalizia diffonde la gioia del Natale tanto quanto Canto di Natale di Charles Dickens. Ho letto questo libro o l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, e sono rimasta veramente colpita dalla bellezza di questa storia. Ovviamente la storia la conoscevo, ma leggere le parole originali è stata una rivelazione. Questo è uno di quei libri che si conclude in una maniera in cui diciamo ci regala una grande gioia, ci regala un nuovo spirito, ci regala un nuovo modo di approcciarci al Natale in maniera più semplice, più genuina e anche, non so, più cordiale nei confronti degli altri. È una storia stupenda che insegna tantissimo, un evergreen che consiglio a tutti. Sleigh Ride. Quale personaggio sceglieresti per trascorrere insieme le vacanze? Non deve implicare un interesse amoroso. Per questa domanda invece vi rispondo con il mio libro, quindi Viaggi tra sogni di carta, il libro che ho scritto io, dove c'è un personaggio che si chiama Grazia, una ragazza che è vissuta negli anni 50. Mi piacerebbe poter passare del tempo con questo personaggio, perché per crearlo mi sono ispirata a una persona realmente esistita ma che purtroppo non ho conosciuto. È una ragazza molto forte, una ragazza intraprendente, una ragazza che riesce ad assorbire anche i dolori e le difficoltà degli altri pur di proteggere le persone che ama. Quindi mi piacerebbe avere un po' della sua forza, e scambiare due parole con lei sarebbe sicuramente fantastico e costruttivo, perlomeno per me. Dico questo perché è l'unico personaggio del mio libro che non mi sento di aver creato, ma era qualcuno che secondo me esisteva già e voleva soltanto essere messo in superficie attraverso le mie parole. Quindi assolutamente grazie di Viaggi tra sogni di carta. Ultima domanda. Baby, it's cold outside. Quale libro che non ti è piaciuto sacrificheresti in un fuoco per riscaldarti? Beh, direi che non è semplice scegliere un libro da gettare nel fuoco, perché per qualunque persona ami i libri è un sacrilegio fare una cosa del genere. Però un libro in realtà c'è, e sto parlando di 50 sfumature di grigio. Allora, io ho letto soltanto quello, dovrebbe essere il primo, giusto? Penso sì. Ho letto solo quello, chiaramente non sono più andata avanti, ed è, vabbè, un libro tremendo, scritto male, una storia assurda, orribile, però esistono tanti libri orribili, perché proprio quello vorrei gettare nel fuoco, perché mi ha fatto rabbia quando ha avuto così tanto successo. Mi è dispiaciuto vedere un'autrice prendersi tutto questo merito, quindi avere così tanti soldi obiettivamente, per una cosa orribile, oltretutto per aver preso l'idea da un'altra scrittrice, che è Stephanie Meyer, quella che ha scritto Twilight. Quindi per un lavoro fatto a metà e fatto male, mi è dispiaciuto vedere persone prenotare biglietti per il cinema mesi prima, comprare la trilogia, rileggerla 100 volte, nonostante magari durante l'anno non leggano assolutamente niente, e osannare questa trilogia. So che la maggior parte di voi, se non tutti quelli che mi seguono, non hanno amato questo libro, non l'hanno neppure letto, ma parliamoci chiaro, il libro ha avuto un successo enorme, quindi a tante persone è piaciuto, e io quindi mi sono rifiutata di dargli nemmeno un euro dei miei soldi, anche se probabilmente non, questa cosa non cambierà la situazione dell'autrice. Però fatto sta che non sono andata a vedere nessun film al cinema e non l'ho mai guardato neppure in televisione, quindi probabilmente, dato che ho provato questa rabbia nei confronti di questa ingiustizia letteraria, direi che quel libro lo getterei nel fuoco. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!